Signore e signori, qui parleremo di cose brutte, di scene raccapriccianti e purtroppo sono tutti fatti realmente accaduti. Qui faremo vedere solo quello che rimane oggi di ciò che è successo a suo tempo. Qui spezzeremo una lancia in favore di ciò che pensiamo. Le teorie sono tante, come i fatti, e le persone intrigate in questa matassa siamo coscienti che non tutte effettivamente sono coinvolte, ma sappiamo anche che non potremo mai scovare chi è stato realmente il carnefice di questo strazio. Sarà un pentolone di idee, di cuori spezzati, di pensieri, di riflessioni, di commozioni e di cuori fermati in un momento in cui era l'amore il protagonista. In quei momenti veniva celebrato l'amore e le loro vite venivano spezzate per sempre. Guardate questo video, siamo in tre e vogliamo capirci di più, fare luce sugli aspetti più tenebrosi di questa storia, che poi questa storia è tutta una tenebra. Perché vogliamo oltrepassare Monte Morello? Con calma risponderò a tutto. Per prima cosa, essendo partiti dalla zona nord di Firenze, per raggiungere il Mugello, la migliore strada è questa, o meglio, ci sarebbe anche l'autostrada. Ma, proprio per il motivo secondario che esporrò, l'abbiamo evitata. Personalmente, ma anche consultandomi con Alessandro e Maria, ho ipotizzato che questa strada, collinare, quasi montuosa e parzialmente boschiva, avrebbe potuto facilmente essere la preferita dal mostro, colui che ha messo in atto la serie di 8 duplici delitti, di cui ci stiamo occupando. E perché questa strada sarebbe la sua prediletta? Premesso che è solo una mia ipotesi, direi per il fatto che lui, l'infame, quello che ha rovinato la vita a ben 16 diversi nuclei familiari, avrebbe sempre o quasi evitato di prendere l'autostrada. Un omicida che deve spostarsi con un mezzo a motore non sarebbe abbastanza furbo se decidesse di percorrere strade controllate o vigilate, rischiando di essere fermato per un controllo, oppure riconosciuto da un casellante, magari insospettito da qualcosa. Quindi, nei due casi in cui lui ha colpito nella parte nord della provincia di Firenze, e cioè Vicchio e Borgo San Lorenzo, a meno che già non si trovasse lì nelle vicinanze dei suddetti luoghi, quasi certamente avrebbe fatto bene per se stesso a transitare da qui, dove noi stiamo viaggiando adesso.
E ora una piccola osservazione. Tornando a rammentare Sesto Fiorentino, e in particolar modo la sua frazione di Colonnata, si può certamente dire che essa si trova abbastanza in mezzo rispetto al baricentro dell'area di caccia dell'assassino. Questo dettaglio, in maniera più chiara la vedrete tra circa un'ora, alla fine del video, non è che abbia una valenza, ma è solo una semplice osservazione, che potrebbe, e ripeto, potrebbe, farci riflettere sulle sue zone di provenienza o di frequentazione. Possiamo immaginare di notte quell'uomo, ipotizzabile di mezza età, percorrere per tante volte questa strada per una qualsiasi ragione, sia bella che brutta? Io direi di sì, è possibile. Che l'abbia percorsa prima di uccidere per recarsi da casa sua verso il luogo prescelto o viceversa? Non possiamo saperlo, ancora no, non possiamo. Oppure sto sbagliando tutto, e magari, al contrario di come ho detto prima, prendeva proprio l'autostrada, rischiava, perché magari si sentiva invincibile. E allora, personalmente, mi salverò in calcio d'angolo. Più tardi ci passeremo da lì. Adesso vi chiedo di fare solo una cosa. Ciò che vedete ora, cioè questa strada asfaltata, larga, tutto sommato, e piena di macchine, più o meno ovviamente, provate ad immaginarvela come avrebbe potuto essere negli anni 70 o anni 80. Ma non solo, fate un ultimo sforzo. Sostituite il giorno con la notte. Ecco, io l'ho fatto e sinceramente ce lo vedrei il mostro a percorrerla, in quel preciso contesto appena descritto. A guidare pensando a chissà quale orribile scenario compiuto o ancora da compiere, come quando ha messo in atto un suo pensiero, tramutandolo in un qualcosa di reale e concreto. Lo saprete tra poco di ciò, quando saremo a San Piero, San Piero a Sieve. È proprio vero ciò che avete letto. Dopo l'ultimo delitto, l'assassino, col probabile scopo di sfidare gli inquirenti, ha preparato un plico postale inserendo dentro di esso una parte anatomica asportata all'ultima sua vittima femminile, cioè la povera turista francese Nadine Moriot, morta insieme al partner a ben 50 km di distanza da qui, nel comune di San Casciano Val di Pesa. La sfida era mirata a creare panico, in quanto, essendo morti due stranieri, nessun genitore residente nel Fiorentino era allarmato dal mancato rientro del proprio figlio o figlia.
Questa macabra busta era indirizzata al magistrato di sesso femminile che si occupava fino a 2 anni prima della vicenda del mostro, cioè Silvia Della Monica, che guarda caso possedeva una seconda casa proprio qui a San Piero a Sieve, proprio il paese dove appunto il plico era stato imbucato. Adesso un'importante domanda. Chi è Baldo Bardazzi? È un probabile testimone oculare che ha forse visto il mostro il pomeriggio del 29 luglio 1984. Tra circa un paio di minuti racconterò la sua storia, che ha originato il personaggio soprannominato il Rosso del Mugello. Adesso è il turno di Pia e Claudio, giovanissimi di Vicchio, fidanzati da alcuni anni. Il loro era un legame solido e sincero. Lui era uno studente universitario che lavorava con la mamma nel negozio di elettrodomestici familiare, situato nel centro del paese. Pia invece da un mese lavorava come barista in un locale che vi apparirà in una foto tra poco. Ma non ne era entusiasta e aveva ragione. Ed ecco alcune ipotetiche parole esclamate da Pia Rontini. Che schifo, che gente esiste al mondo. Non mi sto trovando molto bene al lavoro. I primi giorni mi sembrava tutto ok, ma poi ho visto come si comportano tanti dei clienti. Battutine squallide, sessiste, e hanno l'età del mio babbo. Mi piace lavorare, ma così non è facile. Tornando su Bardazzi, perché avrebbe visto l'assassino? Perché le due future vittime, Pia Rontini e Claudio Stefanacci, che sarebbero stati uccisi poche ore dopo, avventori del bar del test Baldo Bardazzi, erano visibilmente tenuti d'occhio e pedinati da un tizio distinto e abbastanza appariscente. Come si può affermare che costui li pedinasse? Semplice, perché oltre al fatto di essere giunto sul posto praticamente dietro di loro, nel momento in cui la giovane coppia si era alzata per andare via dopo aver fatto merenda consumando rispettivamente lui un panino all'arista e lei delle cozze gratinate, quello strano tizio intento a bersi una birra si era immediatamente alzato e aveva bevuto alla goccia tutta la metà di birra che gli era rimasta, per poi fiondarsi fuori, come per voler inseguire gli ignari ragazzi. Loro avevano parcheggiato davanti al bar, mentre il tale, probabilmente, dietro il locale. A causa di ciò, purtroppo, non si è mai potuto sapere quale macchina egli avesse. Ma la descrizione fornita da Bardazzi, all'epoca trentenne, è sempre stata abbastanza chiara. Un uomo sui 40-50 anni, alto circa 1,80, robusto, stempiato e coi capelli rasati, rossicci. Si mostrava nervoso, digrignando i propri denti e fissava senza sosta i due fidanzati.
ho specificato cosa avessero mangiato i due ragazzi perché, quando è stata effettuata su loro l'autopsia, erano ancora presenti tracce di cosa avessero nello stomaco. Tutto ciò è servito per constatare se effettivamente fossero stati o meno loro quegli avventori. Erano davvero Pia e Claudio i due ragazzi nel bar? E poi, era l'assassino a pedinarli? Io personalmente la mia idea ce l'ho. La scena del crimine si mostra particolarmente cruda e drammatica. La ragazza viene trovata fuori dall'auto con 3 fori di proiettile, priva della zona pubica e del seno sinistro, brutalmente asportati dal folle assassino. Il giovane invece viene rinvenuto seduto in posizione fetale sul sedile posteriore della vettura, ucciso anche lui da 3 colpi di proiettile. Poi, post mortem, gli sono state inferte ben 10 coltellate. Più o meno dove stiamo camminando e dove ci fermeremo tra poco, sulla riva, sono i punti che hanno visto quella notte l'assassino passare, camminando nell'oscurità. Le varie tracce di sangue rinvenute qui non hanno mentito.
La Sagginalese, una strada a tratti boschiva, in quegli anni e non solo, era percorsa da molti giovani nei weekend per appartarsi, sfruttando ogni qualsiasi suo punto ospitante. Pia e Claudio l'hanno fatto. Stefania e Pasquale, di cui parlerò ora, hanno scelto una zona attigua a ciò che vedete ora, ma in una campagna ben più aperta. I campi all'epoca regnavano. Stefania e Pasquale, 18 e 19 anni, rappresentavano alla perfezione la tipica coppia un po' immatura ma molto unita. La loro storia tormentata andava avanti da un paio d'anni. Lei spesso si affidava al suo diario per esprimere i suoi pensieri. Ed eccone uno, autentico, scritto all'epoca dalla 17enne Stefania, nel settembre 1973. Oggi è lunedì e va malissimo. E perché è facile immaginarselo. Ho litigato. È un gran pezzo di merda e io sono una cretina, stupida, imbecille. Non ho carattere, non ho personalità. Ho sbagliato tutto fin dall'inizio. Staremo poco a smettere. Lui mi ha già sopportata abbastanza e di conseguenza a me non piace essere sopportata. Smetteremo, sì, a presto. Forse domenica. Io morirò. Perché lo amo, lo amo, lo amo tanto anche se non avrei motivo per vivere senza di lui. E sono sicura che questa volta è veramente la fine di un anno d'amore. Con te se ne andranno tutti i miei sogni, tutta la mia adolescenza. Bene, forse mi servirà per lezione. Non sono il tipo per te, in tutto e per tutto. So solo che ti voglio tanto bene. Addio per sempre. Tua Stefania. Sono una bambina e vai a cercartela la donna. Non mi hai mai voluto bene. Volli, sempre volli, fortissimamente volli. E morì con la voglia. Stefania e Pasquale è qui che venivano a stare da soli. A quel tempo era molto più bello di adesso. Come avete letto, la campagna era la sola e unica protagonista. Il maniaco, con la sua beretta calibro 22, ha freddato il ragazzo, per primo, per metterlo subito fuori dai giochi.
ferendo poi volontariamente la povera ragazza ad un ginocchio per impedirle di scappare. L'ha estratta dall'auto e qui ha sfogato tutta la sua ferocia. In totale le sono state inferte 96 ferite da taglio. Non ha avuto alcuna pietà. Ammirate il lago di Bilancino, alla vostra destra e alla vostra sinistra, il mare dei Mugellani. Vedete adesso a destra il piccolo cantiere? Ecco, quello è il ponte sul torrente Marina, ora in ristrutturazione, dove la notte del delitto di Calenzano, due ragazzi hanno incrociato in macchina un uomo sospetto, proveniente da Travalle, intento a guidare a folle velocità. Il tipo è stato descritto dalla giovane coppia e, grazie a loro, è stato fatto un identikit. Tuttavia, mi sentirei di aggiungere una riflessione personale. Data la guida spericolata e l'espressione stravolta che lo caratterizzava, penso che potesse trattarsi di un guardone, involontario testimone del duplice delitto appena avvenuto. Ma ripeto che è solo una mia modesta opinione, molto modesta. Stefano e Susanna erano fidanzati da oltre 7 anni. Erano prossimi al matrimonio, in programma per la primavera del 1982. Ma purtroppo sappiamo com'è andata a finire. Anche loro sono stati privati delle loro vite e del loro amore, vero e duraturo, in un'umida sera di fine ottobre.
ho da riferirvi un dettaglio. Pochi giorni prima del delitto, Susanna, in auto con la mamma, ha lasciato intendere di essere pedinata da qualcuno. Il perché è motivato da una sua vera esclamazione. Rieccolo lo scocciatore. Ma cosa vuoi da me? Sarà la terza volta che me lo trovo dietro con la macchina. In procinto di fare l'amore, i due sono stati frodati dal killer ed estratti entrambi dalla golfiera di Stefano. Poi su di loro, post mortem, a turno è stata usata l'arma bianca. Come triste prassi, Susanna viene privata della zona pubblica. Con questo splendido sound di chitarra anni 60, torniamo indietro di 52 anni, nell'anno 1968. L'involontaria protagonista è Barbara, accompagnata da Antonio. Lei è tanto conosciuta e chiacchierata in paese per essere molto disponibile. Lui è l'ultimo dei tanti che l'ha conquistata. Delle male lingue, Barbara diceva: mi danno della poco di buono e ridono di me. In paese mi conoscono tutti. E non per cose buone. Ma io cammino a testa alta. La mia speranza è un domani di trovare qualcuno che finalmente mi faccia sentire amata e desiderata. La coppia clandestina è stata freddata solo mediante l'utilizzo della famigerata pistola. Tre colpi precisi, sparati su di lui e altrettanti su di lei.
che non hanno dato speranza alle due povere vittime. Tra circa un minuto vedrete la foto della casa dell'uomo che ha dato ospitalità a Natalino Mele. Ecco, soffermandomi sulla figura del bambino, vi informo che esistono più versioni di come sia giunto lì a citofonare quel portone. Tornando a Natalino, la prima versione, e forse la più probabile, seppur difficile da credere, è quella che lui, svegliato dagli spari, sia arrivato lì da solo, camminando al buio per oltre 2 chilometri, lungo la strada sterrata, scalzo, con solo i calzini ai piedi. La seconda versione invece riguarderebbe un soggetto ignoto che lo avrebbe accompagnato lì, tenendolo a cavalluccio sulle spalle, cantandogli strada facendo la canzoncina della tramontana. Il piccolo, interrogato e forse non trattato nel migliore dei modi, ha ritrattato più volte, rendendo difficile fare chiarezza. Alla fine, in galera, è finito suo padre, in quanto, per la legge, appariva e tutt'oggi appare ovvio che sia sempre il marito, in questo caso tradito, ad uccidere la propria consorte. Successivamente, però, si è intuito e appurato, e anch'io personalmente l'ho fatto, che l'accusato Stefano Mele è innocente. Qualcuno crede a un delitto messo in atto dal clan dei Sardi, che aveva tra i suoi protagonisti Assigna, Francesco e Salvatore Vinci, fratelli, anch'essi amanti di Barbara. L'uomo che si è fatto 4 mesi di carcere è Enzo Spalletti, un cattolico padre di famiglia, con un passatempo abbastanza discutibile. Era un guardone, operante nella zona che ci riguarda adesso. Insieme all'amico Fosco Fabbri, quella notte non era per niente distante da dove l'assassino ha colpito, e tutto ciò è una certezza. L'automobile di Spalletti, una Ford Taunus rossa, è stata vista e segnalata vicino alla località Villa Bianca, a meno di 100 metri dalla Fiat Ritmo con a bordo Carmela e Giovanni, la coppia uccisa. La reticenza parziale di Spalletti, sommata a dei malintesi e dichiarazioni strampalate, come la scusa di essersi appartato lì con una prostituta di Firenze, assai strana in quanto la città dista una 15 chilometri da Mosciano, gli hanno aperto le porte del carcere.
Le due vittime, Carmela e Giovanni, erano fidanzati da un paio di mesi. Lei, 21enne originaria di Lecce, era una pellettiera che viveva con la numerosa famiglia Scandicci. Lui invece viveva a Pontassieve, aveva 30 anni ed era un impiegato dell'Enel. Carmela, abbastanza addolorata da una storia molto negativa e finita male, un giorno ha detto: io e Giovanni stiamo insieme da poco, lo so. È presto dirlo, ma credo sia quello giusto. Se ripenso allo stronzo del mio ex, beh, non c'è paragone. Ti ricordi quella volta che mi ha offesa? Dopo che l'ho lasciato, me ne ha dette di tutti i colori e io ho abbassato la testa. Mi ero solo spaventato. Ha sempre avuto un fare violento. Ora sono finalmente felice. Non lo so di per certo, ma è ipotizzabile e non da escludere che i due potessero essersi conosciuti proprio nel locale che avete appena visto, in ristrutturazione, e cioè la ex discoteca Anastasia, ben frequentata dai giovani negli anni Ottanta. A parte questa mia ipotesi, di sicuro c'è che i due erano molto uniti e vogliosi di fare il grande passo. Dopo aver aggredito a colpi di pistola i due fidanzati, prossimi a lasciarsi andare, il mostro estrae la giovane dal mezzo, trascinandola sotto un terrapiano adiacente ad un oliveto, a 10 metri dall'alto, e poi, per la prima volta nella sua storia da omicida, ne asporta il pube. Infine, al ragazzo vengono inferte alcune coltellate post mortem, un altro rito ricorrente.
Horst e Huve, due turisti tedeschi classe 59, quindi 24enni all'epoca dei fatti, sono coloro di cui parlerò adesso. Da Münster, una cittadina vicino al confine olandese, sono partiti la mattina del 7 settembre, mercoledì, alla volta dell'Italia, in particolar modo col fine di visitare Firenze. Entrambi erano appassionati di arte. La prova che siano partiti proprio quel giorno sta nel fatto che la sera dello stesso 7 settembre effettuano entrambi una telefonata ai rispettivi familiari per informarli che ancora non hanno superato l'Austria e che avrebbero fatto una sosta notturna per dormire. Nei pressi di Firenze vi giungono la sera dell'8 settembre, come testimoniato da un metronotte che, trovandoli in sosta in una zona con divieto di campeggio, li ha invitati a spostarsi. Cosa assai curiosa è che il luogo che loro avevano scelto con quel divieto era molto vicino alla piazzola di Scopeti, un luogo che vedremo successivamente. Non si sa di preciso dove i due abbiano dormito quella notte, ma di certo c'è che il pomeriggio di venerdì 9 i due hanno sostato il loro furgone Volkswagen alla stazione centrale di Firenze, sicuramente per visitare il centro città. E una prova di ciò qual è? Una ricevuta di pagamento del parcheggio ritrovato al di sopra del mezzo. I ragazzi, la sera, probabilmente tra le 19 e le 21, giungono a Giogoli, l'ultimo posto che li vedrà vivi. Forse affascinati dalla villa lì vicina, denominata La Sfacciata, hanno scelto di sostare in un campo d'erba, distante in linea d'aria 80 metri da quell'edificio. Con la coda del mezzo a una manciata di metri dalla strettissima strada di via di Giogoli, quest'ultima confinante con il muro della suddetta villa, i due, probabilmente stanchi, dall'interno del mezzo, distesi sui materassi messi da loro sul vano posteriore, hanno cercato di rilassarsi e, piano piano, prendere sonno. Fino a forse, e ripeto, forse, le ore 23. Il killer usa stavolta soltanto la sua beretta calibro 22, facendo una sorta di giro intorno al mezzo, sfruttandone i vari finestrini. Spara e colpisce con precisione e in punti vitali entrambi i ragazzi, terminando così la sua macabra opera sporgendosi dentro il vano posteriore del mezzo. Da lì si sa che se ne va, senza infierire sui due cadaveri. Manca una vittima femminile stavolta. Sarà quello il motivo del suo allontanamento senza pugnalare?
Ora è il turno di altri turisti stranieri, stavolta francesi. Nadine e Jean-Michel, conviventi. Lei madre di due figlie piccole. Aveva un negozio di scarpe e, per certi aspetti, lo scopo della sua visita in Italia aveva a che fare con ciò. Nel weekend, tra il 6 e l'8 settembre, infatti, a Bologna ci sarebbe stata una fiera campionaria di calzature. Un'occasione per lei, quindi. Jean-Michel era un musicista, un batterista jazz, che appunto aveva scelto di accompagnare la fidanzata per trascorrere con lei alcuni giorni in solitudine. Il 4 settembre, mercoledì, i due passano nel pomeriggio da Binasco, in provincia di Milano. Il 5 settembre sono a Forte dei Marmi, poi è la volta di Tirrenia e Pisa, dove trascorrono la mattina e pomeriggio del 6 settembre. In serata, lo stesso giorno, giungono nei pressi di San Casciano, sicuramente con l'intenzione di visitare la abbastanza vicina Firenze, il giorno successivo. Fanno fede dei loro spostamenti, le telefonate a casa effettuate da lei alla sorella, che accudiva le figlie di Nadine, e soprattutto i vari scontrini rinvenuti, conservati dalla donna. La sera, il venerdì, cenano, e questo è abbastanza probabile, a Cerbaia, dove si svolge la festa dell'unità. La loro tenda canadese, montata poche ore prima nella piazzola degli Scopeti, li stava aspettando. Giunti lì, dopo le ore 23, sappiamo cos'è successo. Purtroppo. Se te ne vai, ora per sempre. I due sono stati aggrediti mentre, nudi all'interno della tenda, stavano per fare l'amore, nella buia piazzola boschiva. I colpi di pistola hanno ammazzato subito Nadine, mentre il giovane, ferito non gravemente, è riuscito a fuggire, ma una volta inciampato tra le sterpaglie e le siepi, è stato raggiunto dal mostro e lì, è stato ferito a coltellate. La povera donna invece, come è avvenuto nel delitto di Vicchio, viene scissa oltre che del pube anche del seno sinistro. Quel seno sinistro finirà, mediante un lembo di esso, nel plico postale spedito da San Piero a Sieve. Ve lo ricordate? Parole ipotetiche di Nadine Moriot, nell'ultima telefonata effettuata alle figlie, da un telefono pubblico di Cerbaia, il venerdì 6 settembre. Piccole mie, vi voglio bene. Anche a me mancate tanto.
Ricordatevi che lunedì mattina vi porterò io a scuola. Fate le brave con la zia, mi raccomando. Antonella e Paolo, soprannominati Vinaville dagli amici, poiché inseparabili, avevano in programma di sposarsi nel 1983. Le loro vite si sono però interrotte nel giugno 1982. Allertati e spaventati dai fatti avvenuti tra il 74 e l'81, dove tre coppie erano state uccise all'interno dei loro veicoli, tra parentesi, ancora non si sapeva che anche il duplice delitto del 68 era da collegare agli altri tre, i due, per motivi di sicurezza, si appartavano sempre in zone poco isolate o vicino a delle strade. Ma purtroppo non è bastata tale prudenza. Come vedete, siamo a ridosso di una strada provinciale. È qui che incredibilmente sono state ammazzate Antonella e Paolo, un duplice delitto sicuramente folle da attuare, molto più di tutti gli altri sette. L'assassino, spuntando da dietro la siepe interposta tra la vegetazione e lo slargo sterrato con l'auto dei ragazzi in sosta, spara e li mette KO. Poi è difficile dire con certezza perché esistono due versioni. Ne dico una, e cioè quella che mi convince di più. Coi due ragazzi, entrambi seduti dietro, privi di sensi, rivestiti, in quanto già avevano completato il rapporto. Il mostro ha messo in moto il mezzo, ma per sbadataggine ha effettuato una manovra in retromarcia sbagliata, lunga, finendo con l'auto fuori strada, oltre il ciglio opposto. Il suo scopo, se non fosse rimasto bloccato in quell'auto, sarebbe stato quello di spostarsi da lì per poter compiere lo scempio sul cadavere della giovane, in un luogo più riparato. È però dovuto fuggire, data l'altissima probabilità di essere beccato da eventuali passanti, che oltretutto sono giunti quasi subito. Prima di essere uccisa insieme a Paolo, Antonella a un'amica aveva confidato questa ipotetica frase. Con Paolo non ho parlato e siamo d'accordo. Quando vogliamo stare un po' soli, non andiamo mai in posti isolati. Io ho tanta paura, troppa paura del mostro. Lo so, le cose succedono sempre agli altri, ma è meglio essere prudenti, giusto? Thank you.
Vogliate perdonarci se non abbiamo seguito l'ordine cronologico del tempo degli omicidi. Ci siamo dovuti adeguare al nostro itinerario, cioè quello a noi più comodo, mostrandovi i nostri spostamenti in base a quell'ordine. Per farci perdonare faremo un riepilogo generale, così da rendere tutto più chiaro ai vostri occhi e alle vostre orecchie. Attendete qualche secondo. Delitto numero 1, Castelletti, comune di Signa, data 22 agosto 1968. Vittime Barbara Locci, 31 anni, e Antonio Lobianco, 29 non compiuti. Automobile aggredita, Giulietta Bianca. Omicidio numero 2, Rabatta, frazione di Borgo San Lorenzo, giorno 14 settembre 1974. Muoiono Stefania Pettini, di appena 18 anni, e il fidanzatino Pasquale Gentilcore, di 19. I due erano all'interno di una 127 blu. Massacro numero 3. Mosciano, comune di Scandicci. Data 6 giugno 1981. Vengono uccisi Carmela Denuccio, 21 anni non compiuti, e Giovanni Foggi, di 30. Il mezzo su cui si trovavano era una Ritmo color rame. Quarto duplice delitto. Travalle, frazione di Calenzano. Giorno 22 ottobre 1981. Vittime Susanna Cambi, di 24 anni, e Stefano Baldi, di 26. Macchina aggredita, Golf nera. Omicidio numero 5, Baccaiano, comune di Montespertoli. Data 19 giugno 1982. Vengono ammazzati Antonella Migliorini, di quasi 20 anni, e Paolo Mainardi, di 22. I due erano appartati in una 127 bianca. Omicidio numero 6, Giogoli, località di Scandicci, giorno 9 settembre 1983, vittime Horst Meyer e Uwe Rusch, entrambi di 24 anni. I due si trovavano all'interno di un pulmino Volkswagen. Settimo duplice omicidio, alla Boschetta di Vicchio, il 29 luglio 1984, vengono massacrati Pia Rontini, di 18 anni, e il fidanzato Claudio Stefanacci, di 21. I giovani erano ad amoreggiare su una Panda azzurra. Ottavo e ultimo delitto, Scopeti, San Casciano Val di Pesa, data incerta tra il 6 e 7 settembre 1985. Vittime Nadine Moriot, di 36 anni, e Jean-Michel Cravecvili, di 25. I due erano in possesso di una Golf bianca, ma la vera aggressione è cominciata dentro una tenda da campeggio.